Prima di cadere nel baratro della pandemia, Piacenza stava festeggiando l'annuncio dell'autenticità del ritratto di signora di Gustav Klimt, ritrovato clamorosamente il 10 dicembre scorso nel giardino della Galleria Ricci Oddi, dalla quale era stato sottratto nel febbraio 1997. I carabinieri del RIS di Parma hanno analizzato la tela e non hanno trovato elementi che possano portare ad una svolta nelle indagini. I RIS hanno esaminato il quadro e gli oggetti ritrovati accanto nella botola del giardino, ovvero un pallone e un copertone di bicicletta, ma non sono emersi elementi particolari che possano contribuire a svelare il mistero che prosegue da 23 anni. L'inchiesta è condotta dal sostituto procuratore Ornella Chicca. Gli indagati sono tre: Rosella Tiadina, la vedova del compianto Stefano Fugazza, che era direttore della Galleria Ricci Oddi quando sparì la tela, Valeriano Beltrame, il piacentino che aveva rivelato una trattativa per la restituzione dell'opera. I due sono indagati per ricettazione. Un terzo soggetto, ancora ignoto, è invece indagato per furto. La signora di Klimt ha trascorso la quarantena nel caveau della Banca d'Italia in attesa del dissequestro da parte della magistratura, che dovrebbe arrivare a breve. La collocazione naturale è il salone d'onore della Galleria Ricci Oddi, che è stato ristrutturato in questi mesi. I vertici stanno valutando la protezione migliore, l'ipotesi è quella di una teca blindata. Prima però occorre che sapienti mani rimettano in sesto la signora per l'atteso debutto in società.